come vedete c'è la maglietta in ricordo di Emanuele Nardi Lupicu, il pallone. Oggi si terrà la messa in ricordo di Emanuele Nardi e di Rocco Bava. Poi alle 2 con partenza col pullman Carè di Serra San Bruno si andrà allo stadio di Chiaravalle dove si terrà la partita. Quindi una giornata nel loro ricordo, perché loro, questi ragazzi, vivono nei cuori di tutti i simbariani e di tutti coloro che hanno avuto l'onore e la gioia di conoscerli. Oggi con il signor Bruno Arenda.
Senta, Rocco ed Emanuele, che ragazzi erano? Erano due bravissimi ragazzi. Oggi li ricordiamo con una partita di calcio, erano due grandi amici. Sono venuti a mancare Emanuele 3 anni fa e Rocco un paio di 4 anni fa, mi sembra, 5 anni fa. E oggi stamattina abbiamo ricordato questi due amici presso la chiesa di Simbario, abbiamo fatto la messa, poi il sacerdote, lo Steven, ci ha consegnato le maglie per giocare pomeriggio per ricordare Rocco ed Emanuele. Pomeriggio lo ricordiamo presso il campo sportivo di Chiaravalle Centrale, facciamo un'amichevole, noi compagni di Emanuele e di Rocco facciamo un'amichevole a Chiaravalle e giochiamo noi. Grazie. Prego. Siamo ancora in diretta dallo stadio di Chiaravalle col dottor Francesco Andreacchi, dirigente medico 118 di soccorso. Buongiorno. Senta, Rocco Bava e Emanuele Nardi, chi erano? Erano due ragazzi di Simbario che purtroppo hanno avuto un epilogo, diciamo, non poco piacevole. Rocco tragico, è incappato in una situazione particolare, quindi ha cessato di vivere in giovane età e non meritava questa fine. Ed Emanuele, Emanuele che invece ha avuto anche egli una, diciamo, è andato via giovane e, per problemi diciamo, di malattia, una malattia che l'ha portato dopo una lunga situazione a perdere la vita. Senta, Simbario, piccolo paese ma fatto di valori, di sane amicizie. Per coloro che ci guardano magari dal nord Italia e volessero venire al sud, come si vive in questi paesi calabresi? Allora, noi Simbario è un piccolo paese dell'entroterra libonese, diciamo alle porte di una delle più belle zone montane della Calabria, paragonabile alla Sila, immerso in un verde dove è possibile vedere varie cose che sono poco rappresentate in giro, sono poco divulgate, tipo la Certosa di Serra San Bruno, Villa Vittoria a Mongiana, le ferriere e le fabbriche d'armi a Mongiana, la Ferdinandea. Anche a Nardo di Pace ci sono i megaliti, ma non do ultimo a Serra San Bruno, a Simbario, chiedo scusa, c'è il Parco della Preistoria, un punto di riferimento per tutte le scuole che già da adesso vengono a visitare. E poi ci sono i boschi, poi c'è tanta anche bella gente. Senta, cosa ne pensa della Proloco Futurosa? È un'iniziativa, un'ottima iniziativa, spero che questa possa andare avanti, possa rappresentare quello che è il, diciamo, il sociale in Simbario, in tutto l'Interland, e che mi auguro ad maiora sempre. Grazie dottore. Bruno Vilone, buongiorno, una domanda, oggi perché qui? È un avvenimento nuovo, è per il primo anno che si fa e speriamo che sia una cosa gradevole per tutti e che nessuno si faccia male. E in tutto in memoria di Rocco e di Emanuele. Grazie. Prego. Grazie. Ciao Cicci. Guardate, Don Steven, giratevi, fate vedere la vostra maglietta. Rocco, numero 13. Complimenti per l'abbigliamento, ma soprattutto scarpe. Vere scarpe calcistiche e vediamo il logo dell'Inter, perché lei è? Interista. Bravo. Il nostro Don Steven, parroco di Simbario.
Ecco, una domanda velocissima: l'arbitro di dov'è? Della sezione di Soverato. Il signor? Henry Calà. Senta, per coloro che ci guardano, il calcio quanto è importante nella vita, nella socialità dei giovani? Serve un momento di sfogo, è utilissimo per socializzare, per staccare dal normale, diciamo. Un momento di gloria per tutti è il calcio. Va bene, grazie. Guardate quanti giovani, quanti bambini. Ci prepariamo. Vogliamo ricordare che questo momento è un momento da vivere con gioia, con allegria, nel ricordo di Emanuele e Rocco, che erano dei giovani come voi, non dico come noi, come me no, magari come voi sì. E quindi viviamo all'insegna della semplicità, come erano loro, semplici. Quindi non ci affanniamo a dover vincere a qualsiasi costo, anche perché abbiamo portato il prete. Se ci scappa la bestemmia, confessione subito. Subito! Minato hanno previti. Allora, ci appressiamo con un po' di compostezza, di ordine, di silenzio, perché accogliamo le famiglie di Rocco ed Emanuele. Quindi gli amici rappresentati da voi tutti, e la Pro Loco vuole lasciare un segno, oltre a quello che lascerete voi, che abbiamo già lasciato stamattina con la messa, quello che lascerete voi nel vostro modo di vivere questa partita e quello che ci sarà stasera nel dopo partita. Quindi dovrà essere qualcosa davvero da, deve rimanere impresso proprio al ricordo di Emanuele e Rocco. Quindi viviamolo nel modo più profondo e semplice possibile, come semplici erano loro. Quindi invitiamo i genitori, la famiglia ad avvicinarsi, ditemi dove, perché di calcio a centrocampo. Li accompagnate? Come vedete le squadre si sono schierate, la squadra di Rocco, Bava e di Emanuele Nardi. Vi ricordo di due amici, due persone speciali. Perché lo sport accomuna, il calcio fa rivivere l'amicizia, i valori, l'affetto, lo stare insieme. I familiari al centro con le targhe, mi ricordo di questa giornata meravigliosa. Ecco, questa è la squadra di Rocco.
e la consegna della targa ricordo alle famiglie da parte della Pro Loco Futurosa. Ancora in diretta dallo stadio di Chiaravalle col signor Agostino Barbieri. Senta, oggi siamo qui per ricordare Rocco ed Emanuele. Queste partite meravigliose che ci accomunano, ci avvicinano, per coloro che ci guardano, lei volesse spiegare cos'è Simba Rio, a parte le tradizioni? Almeno in questa occasione siamo stati tutti coerenti e ci siamo uniti intorno al ricordo di queste due persone che non ci sono più, due persone semplici e bravissime. Perciò ritengo che sia un successo anche del paese. Simba Rio adesso è questo. Quindi diciamo Simba Rio è anche un paese dove esistono i valori. Ci sono i valori, altro che. Va bene, grazie. Prego. Don Steven, il numero 13, parroco di Simba Rio, anche sportivo. Ecco, stanno provando per fare un gol, niente, Enrico Carvelli riprende la palla col suo dribbling, pazzesco, Bruno Virone corre come una Ferrari, fa una finta ma il pallone finisce fuori, viene battuto da Vito Antonio Tassone. Ecco Vincenzo Battaglia che passa la palla a Timpano Claudio, di nuovo la riprende Vito Antonio Tassone, lancio lungo, viene preso da Salvatore Mannella che è chiamato la gazzella perché lui, dovete sapere, gioca nella Virtus e quando gioca, gioca davvero bene, è velocissimo, però vedete che dribblando ha perso la palla. Ecco anche Bruno Renda. C'erano panino. Bruno Renda, qui fanno le battute simpatiche, c'erano un panino, forse correva più veloce, ma non è così. Bruno Renda è un ragazzo giovane, anch'esso un grande atleta. Ecco Giovanni Scoleri, prese la palla Bruno Vilone, la prende Rocco Bertucci. Ecco Luigi Gagliardi, la riprende Bruno Vilone. Guardate i Vilone come si aiutano, velocissimi tutti e due. Poi guardate i fisici pure. Eccolo. Bruno Vilone passa all'altro Bruno Vilone. Si contendono la partita questi Vilone, anche se è un amichevole. Già in campo si sono accorti della loro velocità, della loro bravura. Ecco che c'è il primo tiro forte e fuori. Tiro di Enrico Carvelli. Oggi fa il compleanno Bertucci, il figlio dello Soplè che è qui, col numero 9, e gli facciamo gli auguri. Qualcuno chiede già il cambio, infatti Versace, vedete, inizia il riscaldamento. Guardate Don Steven prova a tirare, niente, viene marcato da Claudio Timpano e anche dalla platea fanno il tifo per il nostro parroco di Simba Rio. Ancora in diretta dallo stadio di Chiaravalle Centrale con il signor Romano per ricordare Rocco Emanuele. Senta, siccome io so che lei è una vecchia gloria del mondo calcistico, per coloro che si vogliono avvicinare al mondo del calcio, che consiglio vuole dare? Ma solo passione e basta, solo la passione. Il calcio può accomunare la gente? Certo, lo dimostra oggi la partita di oggi. Quanta gente che col calcio non ha mai avuto grande dimestichezza, oggi è presente qua in massa, siamo in massa. Vabbè, per ricordare questi due ragazzi che ci hanno abbandonato prematuramente, però il calcio rappresenta sempre un punto di riferimento per tutti i ragazzi, specialmente i più giovani. Grazie. Abbiamo visto un salto di Bruno Vilone, veramente incredibile, almeno un metro, ha saltato da terra. Ecco un tiro forte anche di Enrico Carvelli, ma viene parato in pieno dal nostro Salvatore Mannella. Eccolo squillace Vito, che passa la palla a Vincenzo Battaglia, ma Enrico come sempre riesce a riprenderla facendo i suoi dribbling particolari, passa la palla all'alto Bruno Vilone, ma è fuori.
insomma, una partita movimentata con grandi atleti, ma soprattutto con spettatori che rimangono soddisfatti, ma anche in qualche modo rimangono a bocca aperta, perché è una partita che non sembrerebbe nemmeno amichevole per la professionalità e la bravura di questi giocatori in campo. Vito Coda è alto quasi 2 metri, un armadio palestratissimo, dà il cambio con Vincenzo Battaglia. Ancora in diretta dal campo di calcio di Caravale Centrale con un simbariano, il signor Salvatore Rotti. Senta, il calcio cos'è per lei? Il calcio è stato un bel ricordo per me e per i miei figli che hanno partecipato a vari campionati. Io ho dilettante, diverse volte abbiamo giocato simbariano, organizzato dei tornei di calcio, anche un memorial, mi ricordo. Un ricordo di Umbrello Domenico, poi non l'abbiamo fatto più per motivi vari che non le sto qui a spiegare. Va bene. Comunque è stata una bella esperienza e altamente emozionante per il fatto di questi nostri compaesani deceduti in tenera età, in giovane età. Grazie signor Rosi. Niente. Ancora in diretta dallo stadio di Caravale Centrale col signor Vincenzo Sconti. Senta, oggi una partita in ricordo di Rocco Bava ed Emanuele Nardi, questi due ragazzi speciali di Simbario. E che messaggio vuole dare ai giovani per quanto riguarda il calcio, lo sport che in qualche modo unisce il comune? Allora, io l'iniziativa è senz'altro lodevole e tocca il cuore di tutte le persone, come si è vista anche stamattina nella messa in suffragio delle anime di questi due che ci hanno lasciato prematuramente. Vedere tanti ragazzi che magari da tanto non toccano un pallone giocare con passione è una cosa che commuove. Un'iniziativa veramente bella che denota grande sensibilità e che fa bene sperare per la ricostruzione del tessuto di comunità che si è andato sfilacciando nel tempo. Speriamo che sia l'inizio di un percorso che porti veramente alla ricostruzione del tessuto civile e sociale del paese e nella direzione anche di uno sviluppo civile, economico e sociale che è possibile, solo che noi lo vogliamo e lo perseguiamo con costanza, tenacia ed intelligenza. Senta, Rocco e Emanuele, che ragazzi erano? Ma erano di quelle anime che piacciono al Signore per la loro semplicità, per la loro bontà, per la loro umiltà e delle persone con cui era piacevole intrattenersi, rispettose, garbate. Che dire, non era difficile poter muovere loro una volta. Grazie. Grazie a te. Ed ecco i rigori in chiusura partita. Tira Bruno Vilone, gol con il numero 4 rappresentante la squadra di Rocco. Adesso il nostro Vito Antonio Tassone tira, gol potente anche di Vito Antonio. Adesso Bruno Renda di Simbario rappresenta la squadra di Rocco con il numero 7, anche lui calcio di rigore. Bellissimo tiro anche di Rocco, un tiro veloce a inganno, ma bello, bello a inganno perché si pensava entrasse a sinistra, invece poi ha fatto la finta ed è entrato a destra. Adesso il tiro di Vito Squillace, rappresentante la squadra di Emanuele Nardi. Ecco Vito Squillace, fischio, partenza, via,
Gol, un gol particolare perché è lento, quasi al rallentatore. Fabio si era lanciato nella giusta postazione, ma il pallone gli è passato tra le braccia. Tiro adesso del fratello, Bruno Tassone, fratello di Vito Antonio, tira anche Bruno. Anche questo gol. Però diciamo il nostro portiere Salvatore Vanelli è abbastanza stanco dopo una lunga partitona al sole con temperature estive. È normale non parare questi tiri. Adesso c'è il nostro Raffaele Timpano, gli fanno la ola. Eccolo che tira Raffaele Timpano. Fuori! Ma è possibile? No! E vabbè, anche questo è il calcio. Adesso vediamo Gennaro Crispo che si posiziona la palla, rappresentante della squadra di Rocco Bava. Ecco che ferma la palla il nostro amico Gennaro, pronto a tirare. Fischio dell'arbitro, ecco Gennaro. Altissima anche quella di Gennaro, ma oggi siamo qui per divertirci e non per sfidarci. Basilio Roti, anche lui un calciatore, un atleta abbastanza forte, fischia l'arbitro, tira Basilio. Gol di Basilio. Salvatore Carulli che purtroppo prima, dopo due minuti di entrata in campo come portiere, era uscito. Adesso lo vediamo nel ruolo di nei calci di rigore. Fuori, fuori anche il calcio, il gol, insomma il tiro di Carulli fuori. Porta,